sento, la sento leggerissima, come molto maneggevole, più che leggero. Molto gradevole, molto piacevole, motore eccezionale, un'elasticità, c'è una salute, devo dire le mappature, a parte la pioggia che la senti nettamente, tra turismo e veloce devo dirti non sento grosse differenze, ma riprende anche con una marcia un po' lunga, riprende da 1500 giri, aprendo il gas chiaramente dolcemente, riprende senza strappi, senza esitazioni. Mettere il sistema turismo, che dovrebbe essere la mappatura diciamo più utilizzata, secondo me è addirittura superfluo, perché con la pioggia ho visto che c'è realmente un ritardo, diciamo, si addolcisce molto, e quando tu metti la mappatura turismo, la mappatura veloce, si induriscono tanto gli ammortizzatori che per strade come quelle napoletane va magnificamente bene. Trovo che maneggevolissimo e con un cambio fantastico. Motore fantastico. Che trovata? Erogazione fluida potente, insomma, a tutti i regimi, e poi dopo i 5.000 giri c'ha questa botta di potenza fantastica. Molto comoda la posizione di guida. Questo è il baricentro basso, forse un po' nelle pieghe un tantino, probabilmente anche la ruota molto larga, bisogna abituarsi. Però è veramente fantastico, veramente bella, anche la posizione di guida è perfetta. Gustosissima, agilissima e con un motore divino, elastico, potente, naturalmente un 1.400, una qualità percepita, insomma, rara, assolutamente rara, una moto gustosissima. È elastica, frenata in una maniera tremenda, cioè eccezionale, voglio dire, per carità, frenatissima. Poi a dispetto della vangossa piega benissimo. E questo l'ho visto a via Orazio, quindi il mio giudizio è, vabbè, io da vecchio guzzista non posso, sono anche partigiano. Però devo dire la verità che la moto Guzzi ha imbroccato una moto per il mercato mondiale, sostanzialmente. Nettamente superiore alle concorrenti che sono Triumph, che possono essere alle Davidson, eccetera, ma questo è un altro pianeta.